Sono 5.571.000 le persone in Italia che vivono in povertà assoluta, pari al 9,4% della popolazione residente. Il dato più preoccupante è che circa il 7% di queste, quindi 390.000 individui, si è trovato in condizioni di povertà sanitaria. Ciò consiste nel chiedere aiuto ad una realtà assistenziale convenzionata con banco farmaceutico, riconducibili a 1.806 punti, per ricevere in modo gratuito farmaci e cure. Per quanto il Servizio Sanitario Nazionale Italiano sia strutturato in maniera universalistica, parte consistente delle spese farmaceutiche resta a carico dei cittadini. Nel 2021, infatti, il 43,5% della spesa farmaceutica è stata pagata dalle famiglie, con profonde differenze tra le possibilità di quelle povere e quelle non povere. E quanto emerge dal 10° rapporto Donare per curare, povertà sanitaria e donazione farmaci, realizzato con il contributo incondizionato di IPSA Farmaceutici e Aboca da Opsan. Una persona indigente, infatti, ha a disposizione un budget per la salute pari a soli 9,90 € al mese, mentre una persona non povera ha a disposizione 6 volte tanto, cioè 66,83 € mensili. Nel 2021, inoltre, hanno cercato di ridurre le spese sanitarie oltre 10.899.000 persone, di cui quasi 1.884.000 persone in povertà assoluta. La rinuncia alle cure è stata praticata da 27 famiglie povere su 100, a fronte di 13 famiglie non povere su 100.